A 150 anni dalla nascita di Benedetto Croce, all'Aula Verra dell'Università Roma III è stato presentato il volume Benedetto Croce, Riflessioni dalla nascita, tra i relatori coloro i quali hanno scritto la collana. Ma è una raccolta di saggi molto interessante perché, come del resto si dice nell'introduzione, ci fa trovare in un territorio che ormai è totalmente deideologizzato, cosa che non apparteneva agli anni passati, ai decenni passati che abbiamo alle spalle, e gli spunti critici sono molto interessanti su più versanti che l'opera di Croce ha toccato, dal liberalismo al marxismo, al rapporto con Gentile, alla dialettica. Quindi merita particolarmente perché possiamo anche considerarlo come l'inizio di un nuovo corso di riflessioni. Questo libro raccoglie saggi di studiosi del pensiero crociano e di orientamento anche molto diverso fra loro, e mettendo insieme una riflessione in tempi nuovi, perché appunto la riflessione di Croce ci stimola anche per la comprensione dei problemi contemporanei. Ci sono molte tematiche, ovviamente ci sono le tematiche, diciamo, teoretiche del pensiero crociano classico, ma c'è appunto anche lo studio dei rapporti con gli autori del passato, da Droysen a Diltai, Weber e appunto Hegel, ovviamente il pensiero neodialista italiano in generale, che appunto viene affrontato nei diversi studi che appunto caratterizzano il volume. Il volume propone una riflessione sull'opera di Benedetto Croce che tiene presente le nuove sfide affrontate dalla filosofia nell'epoca, dalla fine delle ideologie, della frammentazione della vita sociale e della liquefazione dell'uomo ridotto a puntiforme solitudine. È un libro che rende una complessità di Croce che a volte sfugge all'opinione pubblica. E ci sono in particolare delle sezioni di questo libro che sono straordinariamente efficaci proprio a restituire il senso dell'attualità di Croce. E mi riferisco in particolare a due sezioni, una dedicata a Marx e una dedicata a un tema estremamente delicato che è quello dell'ebraismo, e in cui viene fuori un'immagine di Croce molto complessa, cioè sicuramente viene alla luce la sua funzione di oppositore al regime, quindi l'opposizione alla legislazione razziale del 1938, però ecco una dimensione molto delicata anche della posizione di Croce in merito all'ebraismo. Quindi direi che nel complesso il libro restituisce proprio questa grande complessità di Croce, di cui gli interpreti devono necessariamente tenere conto nel bene e nel male. Ma questo è un libro che in un certo senso traccia il bilancio di un anno anniversario, il 150enario dalla nascita di Croce, che era nato nel 1866, e infatti il libro è uscito nel 2016, lo presentiamo oggi con qualche mese di ritardo, ed è un libro che in qualche modo ricapitola l'interesse che oggi possiamo avere per una figura che ha contato tanto nella cultura italiana come quella di Benedetto Croce. Da questo punto di vista è un libro significativo perché analizza un po' tutto l'ampio spettro dell'attività di Croce, ma ci dice anche qualcosa su quali aspetti dell'opera di Croce sono oggi sentiti come più attuali. È un messaggio sicuramente da trasmettere ai giovani. Sì, tanto più che Croce, che è stato un autore estremamente popolare, estremamente conosciuto nella prima metà del Novecento, oggi lo è sempre di meno, e quindi credo che sia utile che le giovani generazioni si accostino al suo pensiero.